Quest'anno sono in compagnia del direttore Lelio Castaldo per la consueta intervista di fine anno. Direttore Castaldo, buonasera. Abbastanza Sera Vice, come stai? bene. Ti piace la scenografia dalla quale Vedo trasmettiamo? che te la spassi però, no? In quel di Milano, insomma, in Lombardia. Lì per vacanza? Per vacanze e per lavoro, quindi unisco le due cose. Bene, bene, Direttore, bene. Il tempo lì abbiamo per quello, eh? tanti, tanto sì, abbiamo tanti argomenti quest'anno da trattare, di cui parlare, e sarà un piacere È come la più sempre. classica delle interviste, quella di fino a. La più classica delle interviste, però, che come tutti gli anni nasconde sempre qualche sorpresa, anche quest'anno sarà così. Che tanti detestano, ma che tutti la vedono. Ma che noi continuiamo a fare proprio perché tanti Devi la amano e sapere una alcuni la cosa. detestano. Devi sapere una cosa, Simone, che i primi tuoi elettori sono i tuoi principali nemici. Che ci sono loro. È vero perché ci tengono sott'occhio, vogliono sempre sapere se magari parliamo di loro, quindi è interessante questa cosa. Direttore, danno la notizia più Agli ordini. bella. La notizia più bella di quest'anno, senza dubbio, è che Agrigento sarà capitale della cultura. Penso che questa notizia meriti proprio l'apertura di questa intervista. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, che la città di Agrigento si sta preparando a questo. Come va? Come Guarda, procede? fate che questa per Agrigento non è la più bella notizia di quest'anno, ma è la più bella notizia forse degli ultimi 1.000 anni o ancora di più. L'ultima bella notizia che aveva avuto il dirigente è stata quando i nostri avi hanno costruito i nostri meravigliosi templi. E credo che dopo questo enorme spettacolo, questo enorme patrimonio, questa enorme bontà che ci hanno lasciato i nostri avi, che forse non meritiamo, credo che questa di Agrigento, capitale della cultura 2025, sia una notizia davvero che può commettere con la realizzazione della Valle dei Templi. E c'è un'altra realizzazione che può entrare nel Guinness dei primati delle ottime notizie per Agrigento, che è quella della realizzazione dell'aeroporto ad Agrigento, Valle dei Ah, Templi. quindi possiamo affermare che si farà l'aeroporto? No, perché in questa vicenda abbiamo molti detrattori, perdonatemi. Parliamo Ci tra un po', ne parliamo tra un po'. sono molti detrattori. Prima, fra tutti la politica, una parte della mafia, una parte di colletti bianchi, e che certamente gli aeroporti di Palermo e Catania, intasati fino all'inverosimile, non vogliono la realizzazione dell'aeroporto ad Agrigento, perché Avendo noi realizzare. diciamo, rendicontato sul fatto che l'aeroporto ad Agrigento sarebbe possibile, Sarebbe non solo possibile, ma ma anche necessario, indispensabile. anche che è necessario, visto e considerata la condizione delle nostre strade, delle nostre linee ferrate, dei nostri porti. Posti questi dove non si può intervenire, attenzione, se non marginalmente, sull'Agrigento Palermo ti sistemano 3 chilometri di strade, va bene. Sull'Agrigento Sciacca ti sistemano, ti mettono il manto stradale. Non parliamo di raddoppi, di semi-autostrade, di linee ferrate ad altissima velocità, di porti che possono ospitare navi? Assolutamente no.
Dobbiamo essere reali, dobbiamo fare i conti con le tasche. Bisogna I essere conti. concreti, Soldi non certo. ce n'è per realizzare queste strutture, mentre non è un paradosso per realizzare l'aeroporto di Agrigento con pochi spiccioli rispetto a quello che occorrerebbe Servirebbe per. per mettere a posto tutto il Sì, resto, certo. l'aeroporto si può realizzare nel giro di 8 mesi. Noi portiamo avanti questa battaglia ormai da 25 anni, almeno il sottoscritto. Ora qualcuno si è cominciato a svegliare e meno male perché Chissà. vuol dire che è giunta l'ora. Noi dobbiamo approfittare di questo momento che c'è il Agrigento Capitale della Cultura nel 2025 per far sì di realizzare questa importante quanto necessaria struttura per la città di Agrigento. Considerate che verranno da Agrigento, già sono cominciati a venire i primi turisti in vista di Agrigento 2025, vogliono cominciare a vedere Agrigento, cominciare a vedere la Valle dei Templi, vogliono cominciare a vedere i nostri posti splendidi. È già sotto i riflettori Sì, Agrigento, sì, 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 già sì, sotto i sì, sì, sì. riflettori. Purtroppo. Vedono anche le nostre sconcezze, perché per chi è convinto che tutto sta filando liscio come l'olio, si sbaglia, si sbaglia. Ci sono mille difficoltà per Come raggiungere tutte le questo obiettivo. città, come tutte le città che sono state anche capitali della cultura, non è che le Nessuno altre nasce. città hanno avuto meno problematiche di quanto ne possa avere Agrigento in questo momento. Io vorrei vedere chi contesta questa cosa. Vorrei mettere al posto di chi si sta operando per portare a buon fine questa straordinaria operazione. Io metterei loro, sai, parlare è bello, odiare è bello, tragediare è bello. Ma poi andiamo ai fatti. I fatti non è che È sono poi così. vero, fare molto più difficile che criticare, mettere i bastoni fra le ruote, denigrare il lavoro altrui, ovviamente. Agrigento è Conosciamo famosa per bene questo. queste dinamiche. Agrigento è Insomma, famosa questa per città comunque si sta preparando all'arrivo di questo evento, fra grande mille evento. difficoltà. Sì, ma il problema sai qual è? Che i problemi a questo evento te lo creano proprio coloro i quali sono i deviati, gli odiatori sociali. Ma Sono questa loro. storia dei detrattori, Sì, direttore, ne questi vogliamo sono una parlare? Ma rovina, sono una questa potenziale rovina. Sì. gente in realtà, in buona sostanza, che cosa vuole? Vuole l'attenzione su di sé? Vuole gode nel denigrare, nel buttare fango sull'operato altrui, vuole nascondere magari eventuali altre magagne che invece risiedono da altre parti. Qual è, secondo te, Se direttore, dicono la no, secondo me, io motivazione? non sono un maestro in materia, quindi non secondo me. Secondo la scienza, colui il quale è un deviato è colui il quale si sente appagato quando distrugge un avversario, una cosa, un'iniziativa, quando la offende, quando la denigra. Il Questa remare gente è purtroppo contro, gode nel remare contro. malata, sì, purtroppo malata, sì, ma ha bisogno, ha questa necessità per sentirsi appagata. Quindi vedi che persone sono queste nella vita, cosa hanno avuto. Guarda, se tu vai a vedere chi sono, e meno male, sono una sparutissima minoranza di gente che non ha avuto un posto in giunta, di gente che ha avuto poco o nulla della vita. Di gente che vive male perché la moglie gli ha fatto le corna, di gente che vale quando il due di coppe con l'apprisco l'ammazza, eccetera, eccetera. Quindi, alla fine della fiera, qual è lo sfogo di questa? L'appagamento. L'appagamento di questa persona qual è? Che vedono un'iniziativa bellissima, 320-25, apriti Genova, e così loro si appagano.
Direttore, ma i detrattori ci sono stati anche per quanto riguarda il concerto di Capodanno dell'anno scorso, vero? Se ricordo bene anche... Nella storia degli alberi di Villa del Sole. Ma qui non è un problema, qui è tutto. Viene preso di mira dalle mani dei detrattori, degli odiatori sociali. Non c'è una cosa che sfugge loro. E in questo periodo è diventato un passatempo anche a questo punto, perché per farlo devi avere tanto tempo libero, perché se tu fossi impegnato in qualcosa di importante, di serio, di costruttivo, non avresti il tempo di rompere le scatole agli altri. Privatamente, io ti ho detto, ti ho fatto vedere chi sono queste persone, e quindi tu capisci la pochezza di colui il quale spaccia per giornalista solo perché è un tesserino, colui il quale... Noi sappiamo bene che non basta avere un tesserino per essere giornalisti, noi lo sappiamo molto bene, molto bene. L'ho spiegato bene. E la cosa bellissima a favore nostra è che se tu vedi, si scrivono... Per ora io mi sto un po' divertendo perché ho intensificato la mia lotta contro i detrattori. E ti giuro, Simona, che li tengo in vita io, perché se io non replico più, se io non scrivo le mie cose, finiscono all'oblio, come si suol dire. Cioè, paradossalmente li tengo in vita mia, in vita io, anche perché, giuro, sono sempre gli stessi, quei 7-8 che poi hanno noti, i soliti noti. Tu devi vedere che tenerezza che fanno quando si mettono tra di loro i like, mi piace, devastante, da libro cuore, da come dire, quando si mettono i like, quello dice una cosa e l'altro dice gli mette il like perché deve... Allora, vogliamo dire comunque dei trattori che malgrado la loro opera si continua a organizzare. È partita male, e questo perché, vedi, io non ho che contesto i detrattori, perché la gente malata non si tocca, la gente deviata non si tocca, e poi chi sono io per contestarla? No, io semmai dico un'altra cosa, e lo vorrei dire una bionda new entry a far parte di questo gruppo sparuto. I problemi ci sono, i problemi esistono. E si sta navigando malissimo, ma invece di rompere i maroni a contestare, a denigrare, a offendere, aiutiamo questa gente che sta dando purtroppo anche a loro questa opportunità. Cioè, questi agrigentini di merda, che poi sono agrigentini di merda, che usufruiranno anche loro di questa bontà, che non so come, chi e perché è riuscita a dare alla città di Agrigento. Non si rendono... Io dico, i problemi c'è, come se ci sono. Anzi, ti posso dire una cosa, ma loro non lo sanno. Io di problemi per questa vicenda ne so almeno 100 volte più di loro. Però un conto è saperli magari... Ma non mi posso mettere a dire, fanno, disgraziati e ladri. Parlavi del concerto di Capodanno. L'anno scorso Achille Lauro, è stato un grande successo. I soldi, i bagni, e l'appalto chi ce l'ha, e chi ha rubato la marmellata, e che quest'anno il tiro mangino, e ma da dove si prendono i soldi, e perché si deve fare questa cosa? Direttore, ti interrompo per dirti che, se ti ricordi bene, anche sul nostro sipario d'oro spesso ci sono state delle problematiche del genere, i soldi, ma perché il banner, il finanziamento, chi con cosa, come. Disturbiamo anche noi con il sipario d'oro, è diventato ormai una kermesse di grande prestigio che diventa sempre più importante anno dopo anno. Li fai stare male, cioè, se no domani mi denigrano, mi offendono. Non fa niente, noi abbiamo le spalle larghe, riusciamo a difenderci anche da questi elementi. No, ma io comunque mica posso durare tanto a tenerli in vita.
Io credo che ormai l'inizio dell'anno poi vanno li metto da verso parte l'oblio. e cerco di dare il mio contributo, così, in favore della mia città che adoro, che amo, che rispetto, non offendo, non la denigro, non cerco di mettere bastoni tra le ruote a chi sta amministrando per questa cosa e non prego, vili. Vile, che non sei altro, che la gente vada a finire in carcere. No. Ho sbugiardato Insomma, perché in questi giorni uno che voleva fare il santone, il buonismo, noi non vogliamo che vanno in carcere, in uno dei suoi sermoni, no? E poi invece ha spiegato 20 secondi dopo la credine. Per quale motivo quella gente non è andata in carcere? La credine, per quale motivo il tribunale di Agrigento, gettando ombre su quella che è stata la gestione, patronaggio, quella, gettando ombre sullo loro operato e con la speranza che questo nuovo procuratore possa fare meglio rispetto ai suoi predecessori. Che vuol dire possa fare meglio? Veramente. Poi è venuto un lampo di genio, di bontà, ha detto: ma ci sono anche gli arresti domiciliari, ci sono anche i braccialetti, dico io. Chi è per esempio questo soggetto? Uno che aveva la direttore, c'è gestione, scusami, uno che aveva sì. la gestione, un'attività commerciale all'interno di. Nel famoso carcere. Di un istituto di pena, se gli hanno tolto pure quella gestione. Ah, ecco, non lo so, questo non lo Hanno sapevo, tolto. era una notizia Sì, nuova per me questa. Mi sì. era sfuggito questo dettaglio. Lo invito ormai da un mese a dire ai lettori, alla città come fa ogni giorno, perché è stato cacciato via. L'ultima perlina l'ha tirata fuori dicendo che sta andando in pensione. Ah, Allora, ecco. sì, siccome sta andando in pensione, quando invece non è così, io glielo ho promesso che se non lo dirà lui, lo dirò io, perché è stato cacciato via dalla gestione di quell'esercizio commerciale, che poi colui il quale predica contro gli altri. No, troppo Allora, bello. direttore, sì, Teniamoli troppo tempo abbiamo dedicato, insomma, ai detrattori. ancora in vita. Ma a questa storia ci sono anche i satiri I agrigentini, la satiri, riferisce satira alla agrigentina. satira, no, la satira La di satira agrigentina. Alfonso Fittanilica, personaggio straordinario, da premio Nobel. Giuro, Simona, da premio Nobel. Tu figurati che noi con il Sipario d'Oro lo abbiamo premiato in tempi non sospetti, quando era satira agrigentina, ma non era ancora la satira Questa agrigentina. satira agrigentina. Eppure noi siamo stati lungimiranti. Il problema è che, e mi dispiace dirlo, mi dispiace tantissimo, anche perché voglio dire al mio amico Fofò, questo straordinario personaggio che ha inventato questa satira così spettacolare, che non è tutto oro quello che luccica, perché se Fofò scrive un post e dice: ah, mi maltrattano, vogliono togliere la satira agrigentina, mi attaccano, immediatamente 200 persone, anche 300, scrivono e gli vanno a dare la solidarietà. Dire: ma no, sono gli altri che devono sparire, sono gli altri che devono morire. Tu vai avanti. Ma perché neanche la satira si può fare più? No, il problema è che la nostra città non è fatta di sole 200 persone. Io non vorrei dirla questa cosa, ma la dico forse perché voglio bene davvero a Fofò. Io sento delle lamentele. Io sento dei mugugni, io sento di gente che dice è monotematico, io sento che
La gente che dice, ma non altri argomenti. La solito, vieni l'acqua alla pazza, la pazza, vieni l'acqua alla pazza. Hanno tagliato gli alberi, ora se ne va lì. Tra l'altro, la sua spettacolare satira è monotematica, cioè tutti i suoi interventi sono mirati contro l'amministrazione, che ci sta, per carità, ci sta. Ma non puoi attaccare, la satira non è fatta solo per l'amministrazione. La satira devi farla anche contro te stesso. La satira devi farla anche contro i detrattori. La satira devi farla anche chi predica male, predica bene e poi razzola con i piedi. La satira la devi fare contro tutti, perché così poi diventi monotematico. E vedi dopo questa discussione che sto facendo io, Simona, nel giro di poche ore Facebook darà la solidarietà a Fofò per trovarmi queste 200 persone contro di me, perché non afferma il concetto, non comprende bene. A parte che basta che si vada contro di me, non c'è bisogno di capire nulla, si attacca e basta. Che tu Ma sei un personaggio, oh no, ma insomma. Fofò è una risorsa straordinaria, ma è monotematico. La satira vale a 365 gradi, come diceva la buon'anima di Bivona. Non puoi fare come Mauro, che è esistito Mauro solo per attaccare Berlusconi con le sue vignette. È morto Berlusconi ed è sparito nel nulla. Non puoi fare come Santoro, stesso discorso, fino a quando c'è in vita Berlusconi. È morto Berlusconi e questa è gente che è sparita nel nulla. Guai a sparire nel nulla pure tu. Però, Alfonso, è un suggerimento fraterno che ti do. Lascia stare se domani ti mettono, rimani, siamo solidali con te, ma Castaldo non ti darà retta, il vero detrattore è lui, no. 200 ti mettono i like, ma Agrigento è fatta da 60.000 persone. Magari a te non Certo. lo dicono, magari a te non lo dicono, ma la gente parla, Alfonso, e ti posso giurare e garantire che non è tutto oro quello che luccica. Fai la satira contro i detrattori, fai la satira contro i giornalisti, fai la satira contro di me, fai la satira contro i medici, fai la satira. Ma non è la pazza, acqua e alberi. Alberi, la pazza e acqua. E Achille Lauro, Tiro Mancino, acqua. Vinni l'acqua. Vinni. Vabbè, Quello insomma, abbiamo che capito l'andazzo. era è qualcosa di eccezionale, poi viene sminuito da questi attacchi frontali monotematici. Ringrazio e concludo, anche perché dobbiamo tenerli in vita, no? Ringrazio tutti coloro che domani scriveranno contro di me per quello che ho espresso. Io credo che anche fra i detrattori, se c'è qualcuno che ha capito cosa voglio dire io, credo che non mi attaccherà. Però, come ti dicevo prima, c'è Castaldo, attacchiamo senza capire. Né sì e né no. Allora, Alfonso Bugno. direttore, ti faccio, il tempo corre, ho ancora delle domande da porti. Sì. Questione del presepe. Noi siamo a fine dell'anno, da pochi giorni fa è stato Natale. Il Natale ha dei simboli. Questi simboli, secondo te, sono sempre comunque imprescindibili? Oppure può vivere il senso del Natale comunque nella maniera che ritiene più giusta. Cioè, nelle scuole fare il presepe esclusivamente con la Madonna, Gesù Bambino e San Giuseppe è imprescindibile? Oppure c'è la possibilità in un paese laico di rappresentare il presepe, il simbolo del Natale, in una maniera differente? Realizzare un presepe con Gesù, la Madonna e San Giuseppe in una scuola di In una scuola di armamento di Tunisi, di Ahmamet, non lo Cartagine, di Sus, di Viramezza, di vediamo cosa succede. Qui siamo in Italia, lasciamo stare che nel nostro territorio c'è
La Chiesa, il Papa, la religione cristiana, e vanno rispettate le nostre regole. Vanno Vanno rispettate le regole, rispettate le nostre tradizioni, regole. però Perché diciamo già ti che. ospitiamo, ti diamo da mangiare, ti accogliamo. Spesse volte non ricambi con la stessa moneta, ma sei un delinquente che vieni qui per venire a spacciare droga, ad uccidere la persona. Non tutti però sono così, nel Ci senso che non... mancherebbe altro. anche Già facciamo tanto. gli italiani sono spacciatori, Ebbene, assassini, ci mancherebbe altro. Però 99,9% dei femminicidi che ci sono stati quest'anno sono stati compiuti dai soggetti italiani. togliamo il crocifisso. È un paese laico comunque l'Italia. Mettiamo due Madonne come per favorire le coppie. Ho paura di essere correlato, come si dicono. Cosa? Omogenitoriali, Come? omosessuali o omogenitoriali anche. Allora dobbiamo avvicinarci? No, non è così. Però voglio dire, Stabiliamo. il crocifisso nelle scuole c'è sempre stato e probabilmente sempre ci sarà, ma comunque parliamo di un paese laico dove anche io se non sono credente devo poter entrare in una scuola o in una università dove non c'è il crocifisso. Cioè non... La mia nazione, chi ha detto che devi venire per forza qui? No, No, io io vengo. italiana, E io ti posso per essere italiana proporre ed essere atea. di togliere il crocifisso. Assolutamente no, non è così. Tornate per a casa nostra. Oppure andate ad arricchire altri stati, altri paesi europei. Non è così. Questo però, Se poi, direttore, vale però anche scusa, ma per gli scusami, italiani. scusami, se poi questi personaggi aggiungi la stupidaggine con sprazzi di imbecillità di alcune maestre che per non turbare la religiosità di altri soggetti fanno diventare Gesù cucù. Io, quelle maestre, altro che provvedimento disciplinare, il dirigente non ha fatto nulla. Quelle maestre vanno mandate direttamente in Siberia, nelle Però miniere, per 30 anni. ricordiamoci che l'Italia è un paese laico, eh? Quindi l'Italia è un paese laico, quindi il fatto che Fortemente debba per forza cattolico, imporre anche una religione fortemente cattolico, fortemente cristiano. cattolico. Perfetto. E questa è la zitta. O te la mangi così, oppure te ne vai. Certo, poi se ci mettono Allora, pure i vediamo. genitori, questi insegnanti, poi se ci mettono Parliamo di cose un pochino più che possono sembrare leggere, ma non lo sono. Ora, la questione Ferragni, che ci piaccia oppure no, la dobbiamo un pochettino analizzare perché questa quest'anno proprio non in me finale, l'aspettavo. in arrivo di anno, cioè sul finale proprio, abbiamo avuto la questione Ferragni. Ora tu sai già io come la penso. Però ai nostri ascoltatori interessa come la pensi tu. Insomma, questa Ferragni, Quando colpevole dicono. e innocente, come ti è sembrata la Ferragni in questa situazione? Considerando che, faccio una piccola premessa, che la Ferragni è una straordinaria imprenditrice, non è una starlet. È una donna che ha saputo sfruttare la sua immagine per diventare l'unica e sola influencer a livello mondiale. È una donna che prima dell'affare della Balocco si è dedicata alla beneficenza, devolvendo milioni di euro per la costruzione di reparti pediatrici e oncologici, e che comunque, piaccia oppure no, in cui sbagliato, tra virgolette, ha chiesto scusa, devolverà un importo di 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita e che anche la questione della famosa tuta che indossava mentre chiedeva scusa si è scoperto essere, e noi giornalisti queste cose facciamo presto a scovarle, si è scoperto non è, il fatto che quella sua tutina fosse sold out non riguardava
l'evento in sé era già sold out molto tempo prima, sinonimo del fatto che la Ferragni fa bene il suo lavoro, aveva pubblicizzato un capo di abbigliamento che era andato sold out molto tempo prima di questo evento. A te la parola. Sì. Certo. Hai detto due cose, due. Che Ferragni ha saputo sfruttare bene la propria immagine e che sa fare molto bene il proprio lavoro. Io credo che la vera fortuna della Ferragni, al di là delle proprie qualità, che per quanto mi riguarda sono sotto zero, sia la stupidaggine e la dabbenaggine di chi la segue. La vera fortuna è stata quella che si trova una marea di giovani, di giovinastri, che gli danno linfa, quindi questa tutta sua capacità, approfittando della stupidaggine. Però parliamo di cifre come 30 milioni di persone, non sono solo giovinastri. Il dramma sta proprio lì. Quando sentiamo dire, da parecchio tempo, forse prima si poteva dire, ma oggi non si può dire più, il futuro è nelle mani dei giovani. Affidiamoci ai giovani, cioè io dovrei affidare il mio futuro, il futuro dei miei figli, questi giovani che seguono la Ferragni, Fedez, Achille Lauro, che, no, io ti prego di, mi sento insultato quando parlo di questa gente, ma ripeto, non ti permettere più di dire che sa fare bene il suo lavoro. Sa fare bene il suo lavoro? Dimmi, una che ha cercato di speculare parlando di solidarietà, girando soldi sul proprio conto, come se di soldi gliene mancassero alla Ferragni, che voleva fare l'atto generoso, voleva fare la solidarietà con Balocco, Palomani, che sì. Balocco, 95. Che a questo punto, se dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire che anche Balocco a questo punto ha le sue colpe, perché alla fine Balocco, la pubblicità di Balocco è stata fatta dalla Balocco e dalla Ferragni. Quindi la Balocco non è, se vogliamo trovare dei colpevoli, la Balocco è altrettanto colpevole quanto la Io non Ferragni. lo so, tu mi hai fatto una La domanda sulla campagna Ferragni. pubblicitaria è stata studiata Certamente dai Balocco grandi. non è né follower né una serie di giovinastri che la seguono, seguono. Ci stavamo parlando della Ferragni, non mi interessa cosa fa Balocco, non me ne frega nulla. Parlavamo della Ferragni e dico che e queste cose non si fanno, sono cose sporche, sono Le ha cose misere. chiesto Sì, scusa e giocare con la complimenti. solidarietà, con la solidarietà per poi ammucare un patrimonio di soldi. Diciamo che per onestà intellettuale dobbiamo dire che la Ferragni non è una persona, è una persona avvezza alla generosità e alla solidarietà. Ha costruito interi reparti pediatrici, quindi Ora, fa specie invece proprio per diventata ancora più questo. brava che dona 1 milione di euro dopo che è stata sgamata. Avrebbe dovuto farlo prima, donare questo 1 milione di euro all'ospedale di Genova, non so, non dopo che è stata sgamata con le mani nella marmellata. Però, direttore, dal punto di vista il problema sociologico. È, scusami, no, perché stiamo dedicando troppo tempo ad una storia che non esiste. Il problema della Ferragni è che è una grandissima approfittatrice della debolezza dei giovani di oggi. Quando io dico debolezza uso un eufemismo, perché sarei catastrofico per definire questi giovani di oggi che ci proietteranno nel nostro futuro. E se proprio ti interessa saperlo, cara Simona, io non vedo assolutamente un futuro, anzi lo vedo nero come la pece, proprio grazie all'esistenza di questi giovani, dei quali la Ferragni prende spunto e ne approfitta. Perché Ma diciamo che la problematica. Senza questi giovani che la leccano via Instagram, via TikTok, eccetera, la Ferragni sarebbe come quel giornalista di cui parlavamo poco fa, o quello che vuole fare il giornalista.
problema è che molti vogliono diventare famosi, ma nessuno alla fine lo è, la Ferragni lo è, quindi io non sono famosa, tu non sei famosa, nessuno di noi è famoso. Il futuro è assolutamente nero. Ma non è, direi che non è neanche il problema, non è la Ferragni, considerando che abbiamo anche spesso scritto sul nostro giornale con anche un grande seguito quando abbiamo scritto dell'argomento femminicidio, è un problema assolutamente culturale. Quindi i nostri giovani hanno un problema hanno proprio una mancanza di regole da seguire, non hanno un problema nell'affettività, nella condivisione degli spazi, dei tempi e nelle relazioni amorose, c'è tanto da fare e tanto dobbiamo fare con i nostri giovani. Questa storia dei femminicidi quest'anno ci ha sconvolto completamente, forse mai come quest'anno, direttore, che volge al termine. Situazione difficile. Femminicidio, quando un imbecille è l'ultimo che ha ucciso quella ragazza, come, aiutami, non ricordo come si chiama. No, Giulia, Giulia ce n'è stata ancora, ce ne sono state ma ancora. Ma parlare di femminicidio quando un imbecille del genere compie un gesto, certo, un femminicidio, un uomo che non si rassegna, perché il problema di questi uominicchi qual è? Non sapersi rassegnare all'abbandono, perdere il comando, perdere il possesso. E allora si comporta così. Forse si appaga come detrattori, meno male che i detrattori non uccidono, anche se io sono convinto che ad Agrigento abbiamo il caso Re, Alberto Re, si può uccidere anche senza coltelli, pistole, lupare, Kalashnikov e P-38. Questo è assolutamente vero, assolutamente vero. Non necessariamente si deve avere là. È vero, ragazzi? Guardatevi un attimino, guardatevi. E poi il problema è di dignità, non è il problema di dignità. È una società patriarcale ancora, direttore. Estremamente patriarcale. Il fatto di essere una società patriarcale non giustifica che prenda una pistola e cominci a sparare. No, non giustifica, però anche considerare ancora la donna come quella che si sente appagata solo se cucina e va dei figli, sinceramente, diventa... Altro che patriarchi. Avevamo rispetto di tutte e di tutti, ma nessuno di noi ha pensato di prendere un coltello e assassinare una giovane donna con tre coltellate. C'è un declino che va, un declino culturale che va fermato, va invertita la rotta. Però. Sì, e lì dobbiamo lottare tanto, ma attenzione ai mascolinicidi, come li chiamo io. Se in Italia ogni anno muoiono 900 donne a causa di questi balordi e quindi ci sono 900 femminicidi, ricordo che in Italia ogni anno muoiono 100 uomini perché vengono assassinati dalle corrispettive degli uomini che uccidono le donne, cioè dalle donne, da chi non è più in possesso, da chi non può avere più nulla, da chi viene lasciato. Cioè, i 900 sono donne, ma non dimentichiamo che 100 sono uomini che vengono assassinati. Quella, ma da chi? Dalle donne? E da chi? Ci sono 100 l'anno, i mascolinicidi, mentre i femminicidi sono 900. Quelle donne che uccidono i bambini, che l'assassino, quella imbecille, che si è dimenticata l'ultima vicenda, qual è stata, non la ricordo. Quando ha lasciato la bimba per 3-4 giorni a casa. Sì. No, c'è un grande degrado sociale. Direttore, e se dovessimo fare, diciamo, cioè, aggiriamo verso la fine dell'intervista, diciamo, trovare un solo aggettivo per descrivere questo anno. Pensaci un attimo, come sarebbe per te? Com'è stato? Di solito alla fine diciamo è stato bello. Se ti riferisci a me, al mio anno, se ti riferisci al mio anno, devo dire... a me interessa il tuo anno. Com'è stato il tuo anno? Non mi posso lamentare di questo anno che è appena trascorso.
ho Avete fatto avuto tante cose belle anche con l'associazione, tantissime gli cose belle che avete realizzato. anni peggiori, sì, contestavano, l'ex avvocato pluripregiudicato contestava un'associazione che organizza eventi, no? Se n'è andato su YouTube a dire chi conosce l'Agrigento questa associazione? Cioè come se era la Divina Commedia, no? Che tutti devono conoscere che è Devono l'Agrigento. averla letta almeno una volta nella vita. Che c'è la mia associazione, perché le altre 130 che poi ci sono l'Agrigento, sono in bordo. La Salve di mia, tu. So, la tua sì, deve essere conosciuta. subito dopo le lamentele, i soliti detrattori, il pelo rosso, il giornalista, chiedo che per 3 euro si invenda i reati, 3 euro lorde. L'altro fallito che mi pregava di mettere le fresh a 2.500 euro lordi, l'altro perché è un cornuto, l'altro perché questo, l'altro perché non deve chiedere la vita. Aprirono un dibattito pure su quella cosa. Su quello che ho detto poco fa, che l'ho dimenticato in questo momento, aiutami. Comunque, il dibattito non manca mai. E le Sì, accuse in questo. dibattito. Sì, no, quello no. Però ripeto, non comprendono che siamo noi che li teniamo in vita. Io e non Diciamolo che credo con di tenere. l'associazione hai fatto tante cose anche quest'anno, eh. Ah, Tante cose belle, 100 importanti, furono diciamolo, state. eh. Pensato, Simona, scusami, stavo dicendo che quando contestava sia l'associazione che le mie manifestazioni, tra di loro si sono riuniti tutti che volevano fare i dotti, no? Facevano tutti la satira. Che belle cose culturali, eccetera, eccetera. E gli ho piantato ad Agrigento, credo, uno dei migliori convegni realizzati in questa città nell'ultimo secolo. Quando ad Agrigento sono riuscito a portare il procuratore Vella in questo convegno, il generale Luciano Garofa, il giornalista Franco Castaldo, l'avvocato Giacomo Frazzitta, il presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti. Li ho presi, li ho messi tutti lì e abbiamo organizzato È questo allo stesso convegno. tavolo, è vero. Ripeto, stiamo parlando di uno dei convegni più belli degli ultimi 50 anni. E se dite che non è così, che sghignazzate, lo sappiamo che dovete solo dire e potete solo dire questo. Voi siete come le hostess dell'Alitalia, che sono costrette a sorridere. Ma in realtà di naturale non c'è niente. Loro sono costrette a sorridere quando sale il viaggiatore. E voi siete costrette a criticare, soprattutto quando ci sono le iniziative meravigliose. E lì vi appagate. Continuate, ma avete poca vita. Io ve lo dico prima perché. Mi sto divertendo, perché c'è da divertirsi. Però basta, poi dobbiamo veramente, ognuno di noi, con il nostro piccolo, lavorare a favore della nostra città che certamente amiamo. Che poi non ho capito una cosa. Sì, la mia, perché non me ne andate? Cambiate città, andate a Palermo, andate a Milano. Vedi, la Simona è a Milano, com'è Milano? Bellissima, pulita, non ci sono lapazze, non c'è Ti assicuro che catalinica, non ci sono i cacciatori. ci sono tantissimi problemi anche qui, eh. Ce ne sarebbero di Andatevene a cose da no, raccontare avvenute fresche fresche. no, i problemi sono solo qui, altrimenti questi detrattori non avrebbero motivo di esistere. Se a Roma passeggiano i cinghiali in via nazionale, poco importa. O peggio ancora, possono dire la colpa del sindaco di Agrigento. Ma c'è un terremoto a Milano, mici che. Hanno Direttore, assassinato 10 persone, mici che. salutami il sindaco Micichè, che lo dico pubblicamente, lui lo sa, stimo Tutti lo stimiamo, moltissimo, lo tutti stimo comprendiamo. moltissimo e sono anche contenta di come gestisce alcune situazioni,
dove altre persone avrebbero veramente perso le staffe. Quindi... molta signorilità. E poi oggettivamente fa bene, non è sanguigno come me, che no. Come dire. Però quando le frecciatine le deve mandare, riesce a farlo anche lui. Lo ha fatto anche dal palco del Sipario d'Oro quest'anno. Direttore, ci avviamo alla fine. Posso chiederti che cosa ti aspetti? Qual è il tuo auspicio per il nuovo anno e cosa vuoi augurare ai nostri lettori che ci seguono ormai in maniera fedelissima e ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questa intervista? Visto che poco fa parlavamo di evento secolare, Agrigento Capitale della Cultura, il 2024 è l'anno che precede questo evento straordinario, dopo la realizzazione della Valle dei Templi ad Agrigento. Cosa occorre fare? L'auspicio. Possono anche rimanere detrattori, per carità, ma la gente seria, la gente quella con le palle, la gente che produce, la gente che può dare suggerimenti, non le mezzettacche, non i bimbi. Quella deve cominciare a lavorare seriamente, perché il 2024 è l'anno che ci proietta verso l'obiettivo. Questo straordinario appuntamento. Quindi occorre fare sul serio. E siccome meglio dei detrattori, comprendiamo le difficoltà che ha questa amministrazione, che ha l'organizzazione, che hanno le fondazioni, stanno perdendo tempo le cua del comune di Lampedusa. Cacciateli via. Fate la fondazione con altre persone, con altri soggetti. Ma che cazzo tenete ancora Lampedusa, che non sa nemmeno dove sta Agrigento? Che tenete Lampedusa? Via! Non si può più perdere tempo, non abbiamo più tempo da perdere. Delle vostre beghe a noi non ce ne frega nulla, se vogliamo andare avanti, altrimenti viva i detrattori. Immaginate direttore, che potessi con questa frase, viva i detrattori. Direi proprio di ancora, si fa teneri perché non vuole fare, vuole capire, ma cacciateli via. Direttore, allora noi ai nostri ascoltatori di avere sempre l'entusiasmo, ecco, per raggiungere un obiettivo. Gli auguriamo tante cose belle, la salute, il lavoro, l'amore, tutte le cose che possono sembrare banali ma che poi ci contraddistinguono nella dignità dell'essere umano. Noi da parte nostra, ancora meglio il prossimo anno, dirigeremo questa testata giornalistica che tante soddisfazioni ci dà. Ringraziamo i nostri lettori, i nostri ascoltatori che ci riempiono di affetto e di stima e ci tracciano insieme a noi la strada. Noi sappiamo che andiamo sempre nella direzione giusta, per cui continueremo a fare il nostro lavoro nella maniera migliore possibile, nel modo che abbiamo scelto. Vogliono deviarci, i deviati. No, cioè. Noi siamo una squadra temprata, quindi sappiamo benissimo come tenere la rotta e soprattutto come difenderci dai detrattori di turno. Poi per domani, il resto non possiamo. Sì. Poi domani, dopodomani controlleremo insieme cosa si scateva, certo, su Facebook contro di me. Dopo questo. Volentieri, dopo questa, benissimo. E noi, come facciamo sempre, attenzione, noi e non solo noi, perché Agrigento non è formata da sole 200 persone, sghignazziamo per i non bisogna dimostrarlo, no. Noi sappiamo quello che facciamo. Domani e dopodomani, occhio, perché ci sarà l'inverno, la solidarietà cartanilica, che io sono il primo che amo, tra l'altro. Il primo che amo ad Agrigento sono io. Ripeto, come ho detto poco fa, io lo premiai in tempi non sospetti. Quando ho visto la stoffa, l'intelligenza, l'acume, la sagacia della persona. Direttore, buon anno. Che fai stanotte?
sapere che fai la notte di Capodanno? Questa notte di non Capodanno? Ci sono. Non sono qui e quindi mi perderò un pochino a mangino. E forse poteva anche starci, tiro a mangino ad Agrigento perché è un bel gruppo, però sì, non ci sono e quindi... Va bene, lo seguiremo per te, anche per te. Augurio che posso fare fuori di noi, del nostro, della nostra città e di tutto ciò che ci circonda, alla salute, prima di tutto, senza di quella non si va avanti. Sarebbe un poco, è vero. Faccio gli auguri anche agli educatori sociali. Forse principalmente li faccio a loro, affinché non prendano coscienza di quello che fanno. Perché magari possono cercare di capire che tipo di patologia è questa, questo appagamento, perdonatemi il termine forte, affinché possano ritornare nella normalità delle cose, perché poco importa, non me ne posso fare una ragione di vita se io non ho ricevuto un assessorato e faccio questo. Io devo andare da uno bravo per capire perché faccio questo. E così gli altri pseudogiornalisti, per i rossi, bifolchi, 2,50 euro e ti inventi i reati, un altro fallito nella vita, nel lavoro, nel mondo. Cioè, abbiate cura di voi stessi. Lo so, è difficile da soli, però io il primo augurio lo faccio a loro e poi lo faccio alla mia città, che ripeto, amo, adoro, e non abbandonerò mai, cercherò di dare sempre il mio... Il contributo. Contributo costruttivo. Che si possa è andare fondamentale avanti. Ed efficace. Non dico nel migliore dei modi, ma nel modo meno peggiore. Ecco tutto qui. Sfasciare, disfattista, denigrare, offendere. È roba vostra. Non è sicuramente costruttivo. Grazie Simona, grazie buon a tutti. Anno. Buon anno a tutti gli ascoltatori. A tutti voi, e vi vogliamo bene, vi voglio grazie. Bene. Che sia un anno ricco di prosperità, salute e che non si abbandoni mai la speranza, per migliorare, perché un miglioramento è possibile, dobbiamo rincorrerlo. Grazie direttore. Grazie a buon te. Anno. Ancora buon anno a tutti voi, grazie. Oh, domani controlliamo Facebook. È ancora acceso? Ciao.